grazie del momento, mi lacrimano gli occhi, mi faccio nel naso, ma va tutto bene! Ciao ragazzi, so che sono con il flash e sembra notte, Luca è là. Buongiorno. Ma stiamo andando a fare un giro in slitta con gli Husky. Qui sono le 9 del mattino e come potete vedere praticamente è buio. Questa è la strada, guardate. Stiamo andando, vedete la pony, c'è scritto tutto. E faremo un giro con gli Husky. Io mi sono vestita forse un po' leggera, non lo so, perché ho messo il poncho, però è molto bello per fare delle foto con gli Husky. Abbiamo visto un video dove questi Husky, che sono praticamente in questo, come se fosse un grande centro, a un certo punto vengono liberati, ma questi corrono come dei pazzi. Erano bellissimi, poi la mandria di Husky, beh, che questa è la loro terra. Esatto. Quindi stanno molto bene. Comunque niente, adesso vi facciamo vedere passo passo quello che stiamo per fare. Emozionata. Pronta? Ragazzi, siamo arrivati qui e fa un freddo assurdo. Mi sto preparando. Guardate Luca come si è vestito. Allora, qui praticamente sentite tutti i cani che abbaiano. C'è tutta la parte dove ci sono i cani. E che non vedono l'ora di uscire, e da questa parte ci sono delle c'è la baita, insomma siamo nel nulla raga, c'è ghiaccio, fa freddo, un freddo assurdo, però si sta bene, diciamo che è secco, non è come da noi che è umido. Luca, pronto? Ci stanno portando adesso, io che mi ero messa l'outfit da come si dice, da Husky. Anche io mi ero preparato, cioè ci abbiamo impiegato tipo un'ora per vestirci e ora ci danno i vestiti loro. Ci danno, vabbè, meglio così, eh. Sì, sì, no, ma infatti, per carità. Ecco, stiamo entrando. Meno male che ci danno le guarda le cose della Royal Canin per i cani, anche noi abbiamo i cani. Hello. Oh, ciao. Guardalo. Ehi, hey, dove vai tu? Qui c'è il camino. Insomma, siamo qua. Ok, thank you. Allora ragazzi, mi hanno appena dato le scarpe e un mega tutone che adesso andrò a mettere. Allora, io prima vado in bagno. Allora vai in bagno che io intanto mi vesto. Le metto su. Io sto cercando di vestirmi. Ma come si mette questo qua? Sembrerò tipo l'omino Michelin. Così. Raga, scusa. Come mi sta? Marta è pronta. Eccomi. Guarda come ti sta bene sta tuta. Sì, sì, di brutto. Vero, vero, guarda qua. Pronta? Sono pronta per andare sugli Husky. Adesso li andremo a vedere. Luca, fatti vedere questo col bacco. Comodo, io comunque scivolo un po'. Sono praticamente sotto questa tuta tipo omino Michelin, vi giuro, avrò tipo 7 strati. Oh wow, cosa facciamo su questa? Questa è per farti fare la prova. Ovviamente dobbiamo guidare questa specie di bicicletta. Sta studiando come poter usare questa macchinetta qua in modo da non avere problemi, e chi guida non può fare video, quindi faremo un po' io un po' Luca. Però il passeggero può fare video. C'è Luca che non so che sta a fare. È un'esperienza unica questa, ragazzi. Ragazzi, ci stiamo avvicinando, adesso vi faccio vedere tutti i cagnoloni che, come vedete, cioè come sentite, stanno urlando e ululando perché non vedono l'ora. E chi, diciamo, sta dentro che non è il suo turno è un po' incavolato. Ci sta. Comunque sono abituati a stare al freddo. È assurdo, guardateli! Sono tantissimi! Belli! Ehi, ciao! Allora, hanno sentito che stiamo per partire! Hanno dei segnali, guardate, loro lo sanno, stiamo partendo! Quindi sono già pronti tutti i cagnolini per andare a prendere la corsa! Pronto, Lu? Pronto! Secondo gruppo, così poi possiamo far volare anche il drone più avanti, e adesso vi faccio vedere come
vanno veloci come proprio fulmini. Sono lì che, come vedete, stanno tirando perché non vedono l'ora di camminare. Eccoli, stanno partendo. Eccolo, ciao amore. Ciao amore, sì. Si bacina. Sì. Amore, sì, sembra bellissimo. Non lo so come si chiama, ma mi sono innamorata. Ciao, molto carino, ma... Ciao amore, grazie, Zaffa. Ciao. E bacino? E tu? Tu bacino? Ciao. Ciao. Cosa ciao. C'è? Lui è dove? Che cosa scrive? C'è? Ciao. Ciao. Vuole che uscire. Carino è. Prima mi ha dato baci su un continente. Guarda che pure questo li vuole, guarda. Non vede l'ora. No, che carino. Ciao amore. Ciao amore. Ciao. La paura un po' di te. Che cosa va? Sempre lui. Sto male. Adesso ci hanno detto, ci hanno appena detto che possiamo... mi è caduto il guanto. Stiamo entrando qui dentro per bere qualcosa di caldo, perché noi siamo il secondo gruppo. Prego, andiamo. Vediamo. Guarda. Ah, wow, fammi vedere pure a me. Guarda che bello. Bello. Ah, che bello. Oh, ma queste tazze sono stranissime. Ce lo beviamo. Eccoci qua. Ah, ma ci sono i biscottini. Questi sono biscottini, lui, eh? Li vedi? A forma di cuoricino. Voglio bere questa per vedere come sa. Buono. Questo praticamente è un muro dove ci sono tutti i nomi dei cagnolini che sono andati a casa, che hanno trovato una casa dopo i 9 anni di attività. Diciamo che sono andati in pensione e hanno trovato una casa. E loro, per ricordarli, li mettono qui esposti. Stiamo per salire qua. Questa è la nostra slitta e questi sono i nostri cani. Cioè slitta, insomma. E Luca, quando salirà qua, io mi metterò il plaid ovviamente perché fa freddo, dovrà spingere con i piedi così in modo da poter aiutare i cani nel, insomma, nell'andata. Sono un po' emozionata. Ciao Blitz! Ma guarda che occhioni che hai, è bellissimo. Lui e Blitz sarà nella nostra, diciamo, trainerà. Guarda che occhi. Ciao Blitz! Sì, è bellissimo, c'ha degli occhi pazzeschi. Quanti... Non puoi giocare con il laccio del mio telefono. Anche lui sarà parte, diciamo, della... Non ho niente adesso. Insomma, del nostro carro, ecco qua. Ciao, siete tutti e due bellissimi, sì. Sì. Non è che tu li devi usare per farti portare in giro. Ecco qua Luca che sta spiegando. Comunque sono piena di baci di cane e adesso stiamo per andare. Thank you. Sta salutando i cani. Pronta sopra la nostra slitta. Sono pronta. Carico, dai. Vai, vai, ora giochiamo assieme, raga. Sono prontissima. Pronta? Sì, sì. Bene. Quindi mi metto sulla mia slitta e sei iniziamo pronta? A fare il nostro giretto. Ok. Io questo diventa ah, mio. Ah, no, aspetta, ho stoppato, scusa. Vado io. Questo adesso diventerà mio perché lui non lo potrà più usare mentre guida. E ragazzi, sarà un bellissimo giro. Remember to slow down. When your team starts moving, slow them down. Don't go full speed. It's very icy. So start using the brakes. È la passeggiata, come la facciamo fare a Aquila ad Amelie, così dovremmo portarli in giro fino a Amelie. Sì, facendoci trainare. Guarda che se molle i freni, loro vanno veloci. Stop. Eccoli qua. Mamma mia, come sta?
dritta sto coso. Sto gelando, le mani le ho ghiacciate completamente. Davvero? È tanto freddo? Porca miseria, tu c'hai gli altri guanti, me li devo prendere. Quando ci fermiamo me li devi dare. Ah, cavolo, ma sto gelando. Ma gli altri guanti non li usi. Faccio nel momento, mi lacrimano gli occhi, mi faccio nel naso. Ma va tutto bene. È una collaborazione questa. Ed eccoci che siamo ripartiti. Siamo i primi della fila, gli altri sono indietro. Come al solito noi andiamo veloci. La situazione è che dietro di noi ci sono altri cani. Luca sta guidando, qua siamo in curva. Giusto per dire che ho il ghiaccio addosso, per dire quanto fa freddo. Ma dove mi è volato? Marta ha perso un guanto, ma che cavolo. Non è nel mio zaino? Non è nel mio zaino, mo? No, l'avevo preso, dammene uno. Ah, cavolo. Sta attaccando Marta. Oddio. Ok, è arrivato il turno di Marta. È lei che sta guidando. Come aiuto? È una discesa ripidissima. Sì, sì, tu basta che freni e loro vanno alla tua velocità, amo. Com'è però? Bella come esperienza, vero? Marta tutta in tensione, guardate. E io invece sono qua con la copertina. Allora, ragazzi, adesso stiamo, diciamo, abbiamo superato la fase critica dove c'era praticamente questa salita difficile. Perché fa freddo, diciamo. Anche io ho le mani gelate per fare il video, guarda, non riesco nemmeno più a chiuderlo. Però l'esperienza è bellissima. Loro sono bravissimi, tirano Di brutto, secondo me abbiamo toccato anche i 30 km orari. Cosa, Marta? Cosa mi hai appena detto, Marta? Ma perché? Stai spingendo con loro? Solo dire che mi sono fatta portare come una balena. Invece guardate. E invece no, hai lavorato insieme a loro. È stata una passeggiata collaborativa. Là devi andare, vai, vai. Siamo arrivati, ragazzi, ce l'ho fatta, adesso anche per loro è arrivato il momento del premietto. A tutti glielo devo dare, sono stati tutti bravissimi i nostri cagnolini. E a nord? Ho i capelli ghiacciati. È vero, guarda. Sì. Sono proprio ghiacciati, incredibile. È incredibile. Tu, scusami, invece tu c'hai tutto questo ghiacciato. Ah sì, tanto? Sì, tocca, guarda qua. Con i guanti non sento. Bene, grazie ragazzi, grazie. Grazie per il passaggio, è stata proprio una bella avventura. Grazie mille. Oh, mamma mia. Voi avete più equilibrio di me, bravi ragazzi. Hai 9. Bravo. Bravo. Tu? E tu? Com'è la paziente? Hai visto com'è atteso pazientemente?